Namaste, io sono Alistair Brave, bentornati ad un altro episodio di Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Siamo nella nostra quest ancora di risparmio dei soldi per prendere i proiettili di platino, quindi dobbiamo arrivare a 200 e volevo farlo comunque con le modalità alternative, quindi abbiamo la modalità benedizione, non la prendiamo. Mi piace la modalità arcobaleno, che era sua, giusta? Ok. E la modalità veloce? Sì, perché non abbiamo ancora mai finito, quindi non abbiamo ancora il trofeo. Quindi teniamoci quello, però teniamoci anche questo. Dovrebbe funzionare tutto, quindi praticamente è quella dell'ultima volta senza il discorso del fatto che ci cambia l'arma ogni volta. E quindi vedremo un po' che cosa riusciamo a combinare. Pa-pa-pa-ra-pa-pa. Ovviamente questa la stiamo registrando sul sito Viola, quindi se volete venite a fare un salto lì. Allora, primo oggetto. L'arancia gigante. Alcuni di questi non mi sovvengono. Questo è il cappello che è utile. Questa è la balestra. Questo è la pistola. Questa è la Zormarma. Questo è questo. Non mi ricordo cosa sono esattamente, ma adesso lo vediamo subito, perché tirerò fuori la mia cosuccia. Quindi vediamo pure che cosa ci aspetta come primo oggetto. Non aprire Instagram adesso. Seguitemi su Instagram, Enciclopedia dei videogiochi. Il cappello di Mr. Bison, più o meno. È il cappello del il cappello di Papers, Please, quello potrebbe essere come citazione. Volevo vedere allora che cavolo sono questi oggetti qua, perché veramente non mi sovvengono in questo momento. Quindi vediamo subito. Madonna, che fastidio quando cerco un oggetto, non lo trovo mai. Quindi vediamo subito di che cosa si tratta. Item, ovviamente qualcuno me lo scriverà anche in chat man mano, e io ovviamente non riuscirò a leggerlo in tempo, ma adesso ci do un'occhiatina. C'è qualcuno che l'ha scritto? No. Allora, uno è Spran, se non sbaglio, che mi aiuta a difendermi, la pallina. E invece quello sopra di me, che cacchio è? Non riesco mica a vederlo, Quindi lo prenderò. Ma sì, dai, prendiamo questo solo perché non so che cos'è. È l'arpionatore, zaino non incluso. È un'arma. Ok, non sembra... Vabbè, è un'arma un po' forte, tutto lì, Va bene, intanto caviamocela da soli. Vediamo cosa riusciamo a fare. Quello era il danno di fortuna per oggi. Andiamo pure di qua. Tra l'altro c'è anche il Discord, come dice Soler, nella chat. Se avete modo di chiacchierare direttamente qua sulla chat, bene. Ma se volete parlare in audio mentre guardate i miei video, avete a disposizione anche il server Discord, che sapientemente verrà messo on screen da uno dei moderatori, si spera, in modo che avete un link, e comunque lo trovate nel link di tutti quanti i video se volete qualcosina a proposito. Qua uccidiamo questo, perfetto, così ci recuperiamo l'energia che abbiamo perso prima. Ottimo. Ah giusto, non essendoci la chat non vedete tutto, ma più o meno chi è su Twitch, ho detto il parolone del sito Viola, ma comunque chi è sul sito Viola lo troverà lì, e se no lo trovate comunque in descrizione di ogni mio video, ci sono tutti i link per tutto quanto praticamente, a parte il sito Viola, solo perché c'è un problema di YouTube che, essendo un competitor, diciamo che non fa vedere i miei video che hanno la citazione di quel sito, del sito dove facciamo le live fondamentalmente, quindi preferisco non dirlo tanto, perché nonostante quanto, contrariamente a quanto pensiamo, in realtà può tranquillamente riconoscere questa cosa, e ci sono le prove insomma che succede purtroppo. Quest'arma sono contento ma non stracontento, quindi non so ancora se abbia fatto bene o no a prenderla, ma intanto caviamocela con quello che abbiamo. E tra l'altro devo sapere anche voi cosa ne pensate di questa serie, se volete, non so quanta roba c'è ancora che mi manchi, quindi per gli esperti più di me di Gungeon che stanno seguendo la serie, mi dicano effettivamente cos'altro c'è da fare sul gioco, perché secondo me stiamo pian piano arrivando alla fine del let's play, ma dovete dirmelo voi più che altro. Volevo sapere da voi quanto volete che duri, perché ad esempio con Bumbo
Boombo durerà ancora sicuramente due episodi perché li ho registrati, e forse durerà ancora qualcosina fino a credo quattro episodi, una cosa del genere, quindi non tantissimo, e poi praticamente finisce il contenuto sbloccabile, quindi volevo chiudere la serie lì, la sto registrando off camera perché richiede anche abbastanza tempo registrare un episodio, sto notando, quindi li monto in modo che siano più interessanti per voi. Potresti sbloccare... ok, lo sblocco subito, così vedete in diretta che posso fare questa cosa. Vedo infatti Vanak. Non so perché ti stai muovendo lì, quindi posso prenderlo. Credo sia così, fatemi controllare. Dov'è? Lo facciamo in diretta. Dove sei? Come posso prenderti? Non con i regali. Right click, pick up user. Ok, posso prendere lui, non posso prendere lui. Ti devo... despawnare un secondo. Non ti posso despawnare? Che strana cosa. Allora facciamo direttamente così. Disconnect. Datemi un secondo. E reconnect. Così se volete avere un vostro avatar venite a seguirci sul sito Viola. Inizialmente avrete un topo, che è quello che ogni tanto appare quando c'è qualcuno di nuovo che si inserisce nella conversazione e sta guardando la live, e poi potete, appena vi iscrivete, semplicemente facendo un follow e mettendo il follow lì, avete la possibilità di personalizzare il vostro avatar. Se siete rossi come questi ragazzotti qua tipo Nikius e Vanak, avete la possibilità, vuol dire che siete dei sub, quindi vi siete iscritti al canale, e vi ricordo che è gratuito se usate il sito Viola Prime, chiamiamolo così. Ma questa cosa qua è interessante perché ci permette di vi permette di selezionarvi il vostro avatar personalizzato. Ve lo disegnerò io, adesso devo ancora finire di disegnarne uno, però l'idea è quella di usare alcune delle live che facciamo proprio per dedicarle a voi che vi siete iscritti, per personalizzare un avatar e farlo completamente da zero. Vedete che adesso c'è un topolino lì che si chiama Astino, non so se sia Mastino o qualcosa del genere. Però va bene, quindi venite a trovarci perché è figo, il canale sta crescendo, non è un'alternativa a YouTube ovviamente, perché quasi tutto il contenuto, anzi dico quasi tutto il contenuto, una volta dicevo tutto il contenuto, in realtà adesso è quasi tutto il contenuto che facciamo su quel sito viene pubblicato, perché alcune cose rimangono esclusivamente di qua, e quindi se volete vedere tutto quanto semplicemente iscrivetevi. Sapete che c'è un palinsesto, quindi fico. E oltre a... e vedete che appunto ci sono quelli che hanno l'avatar con la scritta in arancione sono follower, quelli che hanno l'avatar con la scritta in rosso sono sub, e quelli con il viola invece sono i mod di Twitch, a cui tra l'altro devo... a cui ho pensato un'altra cosa anche per loro, di fare un avatar dedicato per i mod. Quindi fanno una, poi vi spiego meglio, ma comunque l'idea è quella di fare una specie di, che ne so, qualcosa che c'entri con la polizia, o praticamente un avatar che è quello che vi scegliete voi, con la cosa aggiuntiva di vestito come un moderatore, in certo senso. O forse a tema XCOM, insomma, vediamo come farlo. Comunque con un uniforme, insomma, l'uniforme da moderatore, insomma. Mi piacerebbe proprio iniziare da quello, quindi vedremo di farvele magari o questa domenica o la domenica prossima, o comunque una delle giornate in cui facciamo chill, oppure semplicemente lo faccio in una delle altre giornate. Però non credo di streamare così tanto per il semplice fatto che non credo di avere la voce sufficiente per poter fare tutto il contenuto che sto facendo in questo periodo qua. Tanto loro si stanno divertendo con i loro comandini, tu non puoi vendermi un cacchio di niente, quindi sei abbastanza inutile in questo caso. Abbiamo finito di esplorare tutto, andiamo ad affrontare l'U-Boss. Abbiamo due chiavi per andare nel secondo livello, nel primo livello speciale. Qua legniamoli con quest'arma qua, vediamo quanto utile è. Non sono contentissimo, dicevo, di quest'arma, però fa il suo lavoro. Però non ha niente di super figo. Cioè, e soprattutto perché ha questa cosa qua? Probabilmente è la citazione di qualcosa che molti di voi avranno colto che io non sto cogliendo. Però insomma, vediamo intanto. Intanto becchiamo Shade. Adesso becchiamo tuo fratello Smiley.
Ah! Ah! A quattro colpi dalla fine, tipo. Mi sono beccato una legnata, quindi niente bonus alla vita. Però. Andiamo pure qua. Qua ci freghi questo. Questa la ricarichiamo. Andiamo nel livello speciale, perché così otteniamo roba in più ed è accentuata questa cosa. Allora, dov'è? Questo è il mio naso chiuso, evviva. Allora. Dov'è il caminetto? L'ho trovato, ma dov'era? Qua? Non è qua. Non è qua. È qui? Si è disconnesso qualcosa intanto nel frattempo. Non lo so che cosa, ma va bene lo stesso. Credo sia la chiavetta USB. Ok, qua è la cosa. Allora, intanto vediamo subito se è qua sopra. Ok, è qui. Tu non spegni questo. Dov'è l'acqua? L'acqua credo sia... L'avevo vista dentro questa stanza. Ah, queste devo distruggerle, giusto? Qua c'è l'acqua. Facciamo tutto il giro. Come faccio a farla arrivare lì? Oh, mi tocca fare tutto il giro. Vabbè. Ditemi che c'è dell'acqua, perché devo farla arrivare qua, vuol dire che devo fare tutto sto giro. Ferma qua. Vai di qua. No. Giù. Pian piano arrivano tutti. Allora, bam. E via. Ups. Di qua ho detto. Adesso vedrete che troverò un barile vicinissimo dove doveva essere. Prendendo, facciamo tutto il giro. Tu vai giù. Ups. Giù di qua. Fermo di qua. Fermo verso l'alto. Intanto io vado giù. Usiamo una chiave qua. Due robe inutilizzabili di seguito. Molto bene. Ci conserviamo anche questo. Qua l'acqua si è bloccata. Ah, non pensavo si potesse bloccare off screen. Sì, si blocca off screen. Quindi appena esco, più o meno. Non fa l'update delle cose. 67 messaggi sono stati eliminati. Ah, ok. I link non funzionano. E perché i link non funzionano sulla chat? Perché c'è Nightbot che interviene e fa un po' di casotto. Allora, spattacca questo. Questo è mio, perfetto. La cosa è là, quindi andiamo qua. Spacchiamo questa. Questa è mia. E andiamo pure su di qua. Ah, secondo piano. Oh, bene, bene, bene. Allora, cosa prendiamo? Questa potrebbe essere utile. Questa è un'altra arma. Questa è la cosa benda per l'occhio. Questo è il grillo tonante. Questa è la cosa helix, che rende tutte le armi helix, se non mi ricordo male. Questo è il motore che fa abbastanza schifo. Questo è il... No, tra queste credo... Questa non è male, ma ho bisogno di un oggetto. Quindi andiamo con la pozione pelle di piombo, che è comunque uno degli oggetti che io adoro, quindi... Perché non prenderlo? Che si usa così, ok. Volevo trovare il tasto perché... Se no non avrei fatto un cavolo. Ok. Lì c'è la stanza speciale, noi andiamo intanto avanti però. Mi sono incastrato in un punto. Non riuscivo a muovermi. Ok. Mi sono incastrato perché c'era uno dei tavoli che mi ha dato fastidio, ma va bene. Poi vediamo se al prossimo piano prendere qualcos'altro. Intanto andiamo pure avanti.
Ah, è il controller che si stacca, ecco perché. Scusate. È il controller che si sta staccando, per quello mi dico che sono bloccato, perché è il controller. È il controller che si stacca ogni tanto e mi sta dando qualche problemino. Vediamo un attimo se è un problema di cavo o cosa. Perché è abbastanza delicatino questo. Che purtroppo è un controller USB, non è wireless. E quindi ogni tanto il cavo fa dei problemini. Per quello rimanevo bloccato, perché non riceveva più l'input di muoversi. Ok. More difficult. Mi sa che quando torneremo a giocare non in modalità turbo sarà lentissimo questo gioco. Che mi sto abituando, è come Goku che si allena con la gravità aumentata, praticamente lo stesso effetto. Ok, su di qua, ho bisogno di una ricarica per l'oggetto, per la mia arma. Qua stiamo trovando un sacco di roba inutilizzabile, ma spero tanto di trovare il nostro famiglio allora. Ma non credo neanche si possa trovare in questa modalità. Però, boh, chi lo sa. Chi lo sa. Qua spariamo da 2 cm con la cosa attiva. Ci mettiamo 5 anni. Ok, per fortuna abbiamo restituito i colpi. Ecco, il problema è che questo personaggio è fighissimo, ma in modalità arcobaleno in realtà non serve a niente, perché fa un sacco di soldi ma poi non posso comprare praticamente niente. Sapendo quello che succede a Goku all'inizio di Dragon Ball, io comincerei a toccarmi le balle, eh? Però non so te, Vanak. Che Vanak scrive il testo della canzone di Dragon Ball Z. Ups, ups. Le mie abilità di dodge in modalità turbo mi sorprendono. Però credo sia più che altro il volume della mia voce che faccio ups, così, che sia molto d'aiuto in realtà. Questo lo spacchiamo. Cosa mi dai di bello? Ancora? Ok, speriamo di trovare a sto punto il Sir Junkan. Chi lo sa? No, sapete cos'è? Credo sia più che altro che sia più facile evitare i colpi con in modalità turbo, perché loro non è che sparano dove sei, sparano dove andrai, e avendo un pochino più di velocità in realtà loro sparano molto più avanti. Quindi se io mi muovo, cioè se io sono qua e mi muovo in questa direzione, loro sparano purtroppo non posso fare vedere, loro sparano in questa zona mentre io sono qua che mi sto muovendo. Quindi in realtà posso abbastanza prevedere e andare indietro subito. Ok. Andiamo pure di qua. Intanto continuiamo a combattere girandogli intorno. E giro, giro, tondo. Mi servirebbe un lazzo adesso. Giro, giro, tondo. Casca il mondo. Casca la terra. Esplodi in mille pezzi. Più o meno. Metrica c'era, ma... Chiavi, chiavi, chiavi? Tante chiavi. Compra tutto. Compra. Tanto non mi serve a niente i soldi in questo momento. E neanche le chiavi in realtà mi servono a niente. A meno che non trovi porte da aprire. Oh. No, in realtà neanche il mastro di chiavi. Il venditore che accetta chiavi. Perché tanto i venditori saranno vuoti, immagino. Yeah. Attenzione al ciccione qua. Al fungone e manitone falloppione. Aia,
aspettiamo che vadano via tutte le sue cose. Ta ta ra ta ta ra ta ta. E dai. Ok. Madonna, che scarsa che è sta arma. Sto morendo. Sto morendo. Sto morendo. Bello che sto facendo tutto sto casino per arrivare qua, dove non c'è assolutamente un tubo. Quindi andiamo su di qua. Sto per morire. Al negozio c'era energia? Assolutamente no. C'è un'altra germa e c'è un obliteratore. Costano un cacchio, quindi prendiamo tutto. Adesso una quantità spropositata di obliteratori per il mio standard. Quindi sprechiamo l'oggetto, giustamente. Dov'è l'obliteratore? Ah, eccolo qua. Ok, modalità silenzio radio per concentrarmi e non morire. No, ce la facciamo, ce la facciamo. Lo so che ce la facciamo. Un po' d'acqua, datemi un po' d'acqua. Mi sto sciogliendo, esatto. Allora, per rischiarla tutta, a sto punto conviene che andiamo qua. Ci prendiamo questo, che comunque è uno in più di energia. Intanto se muoio... Sì, dai, prendiamolo. E andiamo contro il boss, che ovviamente sarà abbastanza facile. Si spera. E morì. Ok. Mi sono ricordato che è B il tasto. Ci metteremo 5 anni. Se muoio contro il blob, però... Maledetto blob. Muoio contro blob? No. Nanana. Questo giro non è andata, purtroppo. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Io sono East Brave. Avevamo un sacco di scartoffie e di spazzatura. Namaste and be brave.